Salve gente, sono Larus, eccomi qui in una nuova serie, in una nuova mod di Mountain Blade Warband. Siccome l'avete chiesto in tanti, ho deciso di fare una nuova serie su Mountain Blade, ma non più su Anno Domini 1257. Credo che ormai una serie sia bastata. Ci sono tante mod interessanti, infatti è stato per me molto difficile scegliere una mod da fare. Su Mount & Blade ce ne sono tantissime di interessanti. C'è la Brightenwald, c'è la Floris, c'è la Silverstag. Ce ne sono a bizzeffe. Però ho trovato questa qui abbastanza interessante. A Clash of Kings, tratta dalla famosissima serie di romanzi di George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire. Hanno anche fatto una serie televisiva molto più nota chiamata Trono di Spade o A Game of Thrones. Molti di voi la conosceranno magari. È ambientata appunto nel secondo libro o nella seconda stagione, dipende se vedete la serie televisiva o leggete il libro. Appunto, è la seconda stagione, secondo libro, A Clash of Kings, che è la parte un po' più corposa in cui c'è la guerra. Già. È presente la guerra. Io vi farò un'introduzione. Se volete vedere o leggere Game of Thrones, il primo libro, o vedere la prima stagione di Game of Thrones, non vedete questo video perché è molto spoiler. Io non spoilerò nulla del secondo libro, seconda stagione, perché appunto fatti che narrati che non ci sono attualmente in questo gioco e quindi non mi importa di narrarli. Se capita qualcosa di spoiler, vedo di evitarlo. Capito? Capito, capito. Quindi, l'ultima opportunità. Se non avete visto la prima stagione, il primo libro, non aprite questo video. Chiudetelo. Mettetelo mi piace, fate quello che volete. Cosa parla? A Game of Thrones. Intanto iniziamo a costruire il nostro personaggio. Parla di un mondo fantasy in cui c'è un grande impero fondato su sette regni, più un altro che sono delle Riverlands. Questi sette regni sono vassalli di questo imperatore che si chiama Re del Trono di Spade. Tutti questi re che sono, se non sbaglio, aspetta, adesso ve li elenco. Regno del Nord, delle Terre dei Fiumi, della Valle, delle Isole di Ferro, oddio, delle Stormlands, delle Westerlands, del Reach e di Dorne. In realtà sono 8, non sono 7, ma è una ragione storica che non vi sto a spiegare. E praticamente, cosa succede? Dopo che l'ultimo re, Robert del casato Baratheon, è riuscito a scacciare i Targaryen, un'antica dinastia che regnava su questi otto regni da appunto questo continente. Cosa è successo? C'era questa pace che sembrava stabile, fino a quando è morto il re. Questi sono fatti che narro, che sto narrando, che sono successi nel primo libro. Ed è morto lasciando una crisi di successione. Il suo figlio Joffrey Baratheon, infatti, si pensa che sia stato generato non dal re stesso, ma da un incesto tra la regina Cersei e suo fratello, come tutti gli altri eredi. E quindi è nata una guerra di successione. Questa guerra, che è portata avanti da cinque re, appunto Joffrey Baratheon che deve difendere il suo trono, Renly Baratheon che è suo zio, Stannis Baratheon, che è un altro suo zio, che però è più è il fratello maggiore di Renly, quindi in teoria dovrebbe andare lui al trono per via legale. Poi Balon Greyjoy, che è un re delle Isole di Ferro che si è ribellato per ottenere l'indipendenza. E infine Robb Stark, figlio di Eddard Stark, che è stato ucciso da Joffrey Baratheon. E Robb Stark chi è? È re del Nord. E con tutti questi cinque re che si stanno dichiarando guerra, stanno combattendo, noi siamo qui un piccolo uomo
che si deve fare la sua strada. Noi possiamo decidere più o meno chi siamo, ci sono tante possibilità. Oso dire che questa mod è stata ispirata dalla Floris, non so se alcuni di voi la conoscono, una mod molto importante. E oltretutto noterete molte cose simili alla Floris. Ora, partiamo subito, noi possiamo essere un... Oddio. Io direi che mio padre era... Un mercante, probabilmente. E ho speso la mia prima infanzia come paggio alla corte di un nobile. Dopo sono diventato uno scudiero. E infine... Anzi no, mio padre era... un guerriero veterano, perché secondo me la storia della mia famiglia è andata così. Mio padre era un guerriero molto abile, al servizio di un re oppure di un... anzi, non di un re, di un nobile minore alla fine, non era importante. E così io sono stato allevato a corte di questo nobile. E infine, pian piano, sono diventato prima un paggio, poi dopo uno scudiero. E adesso però sono stato cacciato di casa, perché... questo signore qui, non so, era stato diseredato, non ho idea, non so nemmeno che signore possa essere. Quindi il mio piano è scappare via di casa. Di che regno io non so, però devo scappare via. E partiamo subito. Ok, il mio personaggio voglio aumentare innanzitutto l'intelligenza, che è uno dei tratti migliori. E anche un po' l'Iron Flash, che sarebbe la vita, che serve abbastanza. Oltretutto... al nome posso chiamarmi Slarus di un casato. Brancazzo ancora? I brancazzo dappertutto. Sì, brancazzo ancora. Sempre brancazzo. Ah, no, sì, Larus brancazzo, va bene. Aumentiamo un po' la tattica che serve sempre. E aumentiamo... No. Sì, un po'. Un po' foraging serve, training sì, sempre. E mettiamo anche un po' le armi a una mano. E oltretutto anche lo scudo e l'atletica, che serve abbastanza. Quindi ok, facciamo un po' di randomize fino a quando non ci viene un volto interessante. Ok, questo qua sì, è un volto un po' esotico, magari mio padre era un cavaliere delle terre d'Oriente, non lo so. Ok. Sì, questo qua mi piace come faccia. Ok, siamo subito nelle strade di Weeping Tower, in questa piccola città. E a quanto pare c'è un bandito che ci vuole derubare. Noi abbiamo uno scudo piccolo, dei sassi da lanciare e una daga. Non li facciamo assolutamente male, quindi... Aia! Oh... Ohia, mi sta facendo un po' male. Oh. Aia. Non li faccio assolutamente male. È un'armatura abbastanza resistente. Devo mirarli in faccia. Sì, se li miro in faccia posso fare qualcosa. Ok, ce l'ho fatta. Ah. Duello abbastanza all'ultimo sangue. Qua c'è un mercante che ci magari vuole dare una mano. Sì, Obster Clerk. Vediamo un po' se possiamo parlare con lui. Sì. Ci dà un po' di soldi, ma non ci interessa più di tanto. Ok, parliamo un po' di geografia. Ok, giusto prima ho fatto un setting a mente. Questi qua sono i sette regni. Lo so, non riesco a zoomare più di tanto, però. Questi qua sono. Giusto per capirci un attimo. Chi sono le fazioni più importanti? Innanzitutto i Lannister, che sono quelli che controllano Approdo e Re, che sono la casata a cui apparteneva la regina, che difende il posto di suo figlio. I Lannister sono capitanati da Tywin Lannister, capofamiglia dei Lannister. E il piccolo re, Joffrey, regna a King's Landing, che è la capitale dei sette regni. Abbiamo poi dopo il Regno del Nord, capitanato da Robb Stark,
che vi ho detto prima, quello che voleva l'indipendenza. E qui abbiamo i due fratelli. Uno è Robert Baratheon, cioè buonanotte, Renly Baratheon, che è la sua capitale, Storm's End, un castello molto importante. E l'altro suo fratello, che reclama anche lui il trono, Stannis, vive a Dragonstone, una città molto importante. Possiamo anche citare gli Isolani di Ferro, che sono capitanati da Baelon, che più tardi si ribelleranno, che la loro capitale è Pyke. Questi qua sono gli Isolani di Ferro. Non ho prima detto che ci sono delle città in un continente a parte, che sono delle città libere, delle repubbliche. Che dire, sono città così, niente di importante. Si combattono spesso vicenda. Tengo a precisare che la più importante probabilmente è Braavos, che diciamo che è una sorta di Venezia. E la città più importante forse è dell'Oriente, perché ha una banca che fa numerosi prestiti al regno del Trono di Spade, che attualmente è in aperta ribellione. Io non so dove andare, effettivamente. Dovrei andare in qualche lord. Devo dire, mi ispirano abbastanza i Dorniani, che sono, diciamo, un regno un po' indipendente, che sono abbastanza, cioè un po' indipendente, sono sempre sotto il trono di spade. Comunque hanno una certa indipendenza, sono molto neutrali. Infatti, in queste guerre che stanno facendo, tutte queste guerre qui, loro si sono dichiarati assolutamente neutrali. Se devono dire loro, però, non è che amano tanto i Lannister, anzi, li odiano abbastanza, per una questione che non vi sto a spiegare perché spoiler. E anche i Tyrell che regnano nel Reach, nelle pianure, nell'altopiano. Sempre per una questione dinastica che non vi sto a spiegare, perché è spoiler. Ok, però devo dire, il mio personaggio preferito di Trono di Spade è sempre stato uno e uno soltanto, Stannis Baratheon. Infatti andrò proprio da lui. Ricordiamo che dobbiamo reclutare un po' di tizi, io non mi ricordo più dove sono. Ah, intanto dobbiamo. Noi siamo a Weeping Tower. Forse dobbiamo andare a Weeping Tower perché spesso possiamo trovare nelle locande dei tizi che possono darci una mano. C'è anche un torneo, se vogliamo. Andiamo un attimo in taverna. Obster Clerk. Già, questo qua è quello di prima. Non c'è nessuno che mi può dare una mano. Proviamo ad andare un attimo nelle camere. Al piano di sopra, no, non c'è nessuno che potrebbe entrare nella nostra piccola compagnia. Allora andiamo a Dragonstone, capitale del re Stannis Baratheon, guerriero della luce. Andiamo da Stannis abbastanza velocemente. E dobbiamo anche reclutare un po' di persone. Andiamo a Kingsport, anzi, e reclutiamo un po' di paesani. Nessuno vuole entrare nella mia compagnia. Allora andiamo a Summer Pond. Ok, 5 paesani entrano nella nostra compagnia. Vediamo di entrare un attimo a Dragonstone, che voglio passare nella locanda per vedere se c'è qualcuno. Oi, tu sei uno schiavista, no, non può entrare nel nostro piccolo coso. Vediamo un po'. Qua ci sono delle leve di Dragonstone, niente di che. Vediamo nelle camere se c'è qualcuno che potrebbe entrare nella nostra piccola compagnia. No, assolutamente non c'è nessuno. Ora, io direi di parlare al re Stannis. Andiamo al castello. Vediamo se c'è, è presente. Tu chi sei? Ah. No, tu non serve a nulla.
Non c'è assolutamente nessuno. Questo qua è il trono di Stannis. Però qui possiamo trovare delle facce abbastanza conosciute. Lyanna Frey e Melisandre. Parliamo con Melisandre. Mia signora, sono Larus Brancazzo. Posso avere l'onore di sapere qualcosa in più su di lei? Io sono Melisandre, una servitrice del Dio della Luce, del Lord della Luce. Ora vi devo spiegare un po' chi è il Signore della Luce. Melisandre è un personaggio che esiste veramente nella trama, molto importante. E Lord della Luce è un dio predicato da Stannis e da Melisandre, che è un lord che deve combattere l'oscurità per mezzo della luce. Non è la stessa religione predicata nei Sette Regni viene predicato. Oh mio Dio, si chiama i Sette Divini. No, forse sono quelli di Oblivion. Comunque sono sette dei. Che non mi sto a spiegare quali sono. E comunque, posso magari convertirmi alla nuova fede? Io direi sì. Parlami un po' di più. Noi, se vuoi servire Rollor, devi vedere il suo campione, Stannis Baratheon, e Azor Ahai rinato. E quindi devi inginocchiarti davanti a lui. Ok. Ho giurato di servire Stannis Baratheon. E praticamente solo la morte può togliermi da questo giuramento. E io sono un suo vassallo. Praticamente. Ora siamo vassalli di Re Stannis. Ci ha dato anche un po' di armature. Oh, anzi, delle buone armi, devo dire. Ci ha dato questo elmo qui che è ottimo, peccato che non possiamo indossarlo. Vabbè, non possiamo farci nulla. Ok, quindi, siccome siamo alleati con Stannis, al momento Stannis non è in guerra con nessuno, però probabilmente adesso entrerà in guerra con tutto il mondo. Come è naturale che accada. Andiamo di reclutare un po' di paesani. Intanto che ci siamo. Tanto io ho un po' di soldi. Fatemi vedere se ho soldi perché mi dovrebbero servire. E quanto serve il mio party? Ah, no, niente. Ok. Ah, ok, non si muove, voleva più muovere. Vediamo se questa qua è una città. No, è un castello. Andiamo nell'isola di, non mi ricordo come si chiama, credo Markarth. Oddio, non mi ricordo più. Ah, non ci sono più leve che vogliono seguirmi. Oltretutto non ho abbastanza soldi. Dovrei combattere nell'arena magari per ottenere un po' di soldi perché se no riesco a pagare i miei uomini. Entriamo nell'arena e vediamo di combattere. Ok, buongiorno. Sì, voglio entrare nei tornei, in questa arena per combattere. Non siamo equipaggiati bene, però vediamo un po' che possiamo fare. Ok, abbiamo ucciso uno e un altro. Questa spada qui è ottima. Grazie, Melisandre. Mi hai dato veramente un'ottima spada. Voglio prendere questo scudo. Oh, ecco, preso. Solo che sono un po' troppo pesante. Ok, ora sono un po' più leggero. Ho gettato via le altre armi. Oh, oddio. Le meccaniche di gioco sono molto simili a quelle di Mountain Blade 1257 Anno Domini. Infatti, come potete vedere, ci sono la possibilità di tirare le scudate. Oh, questo qua è tosto, eh. Mi ha distrutto anche lo scudo. Perché è una mazza, le mazze vanno bene contro gli scudi. Oh! Ok. Poi ci sono anche certe meccaniche che sono condivise con quelle di Mountain Blade Liscio. Oddio. Combattiamo fino alla fine. Ok, ha battuto anche questo.
Ok, ha ammazzato un altro guerriero veterano. Prendiamo un altro scudo perché sennò non possiamo sopravvivere senza scudi. Questo qua me lo fa prendere. Ecco, preso. Via, combattiamo. Alla pugna. Oh, oh, oh. Che figata. Questa spada qui è ottima, ragazzi. Veramente buona. Io che ho giocato spesso a questa mod posso dirvi che non ho mai trovato una spada così ottima. Quindi, oh, aia, mi ha tirato una mazzata in testa. Aia. Ok, ok. Ok, ammazzato. Prendiamo un altro scudo. Sto rubando scudi da per terra. Aia. Tirato una scudata in faccia. Mi ha rubato l'uccisione. Oddio. Ok, ammazzato. Oh. Aspettate. Ok. Questi qua con le mazze sono tosti. E hanno anche un'armatura abbastanza elevata. Aia. Ok, ammazzato anche questo. Anche quest'altro. Vanno giù come nulla con sta spada. Voglio tirare una scudata in faccia, però non me la lascia fare. Ah no, mi hanno ammazzato. Vabbè. Non importa. Abbiamo guadagnato un po' di soldi per aver ammazzato un po' di persone nell'arena. Questo qua è importante. Ok, andiamocene. Via via. Così ebbe almeno possiamo pagare i nostri soldati per questa settimana. Ora. Dobbiamo iniziare a incontrare qualche lord, tipo Stannis, se possiamo incontrarlo in giro. Ah, passo vicino a certi farmer, contadini, che stanno scappando. Possiamo aiutarli oppure farli tornare dal loro padrone. Facciamoli tornare dal loro padrone. Ah, abbiamo preso un po' di notorietà e anche un po' di soldi. Nessuno scapperà da Larus, brancazzo, servitore del Lord della Luce. Ora, vediamo se possiamo andare a ammazzare un po' di banditi, perché preferirei tirare giù. Oi, ciao. Ti posso ammazzare, voi siete in 12, cioè 19. Oh, sarà dura, però ce la faremo. Voi state lì fermi, io vado un attimo a dare delle azioni di fastidio al nemico. Eccoli lì. Forse sono anche meglio equipaggiati rispetto ai miei soldati. Hanno degli arcieri e questo non è una buona cosa. Io ho degli arcieri. Però io la mia spada. Oh, aspetta, mi sono fermato. Oddio, 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 arcieri. Dobbiamo puntare gli arcieri perché quelli lì possono fare veramente male al nostro esercito, siccome io non ne ho. Sono anche aumentato di grado, credo. Ho sentito il rumorino di quando aumenti di grado. Ok, arcieri. Ok, ne ho ammazzati già un bel po', credo. Tre, questo qua sia il terzo forse. Non ho contato. Oddio. No, stanno proteggendo loro arciere. Una cosa particolare, però. Oh no, non l'ho ancora ammazzato. Però forse in fin di vita. Ok, eccolo là. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ammazzato, perfetto. Bene, adesso che abbiamo ammazzato gli arcieri siamo molto più avvantaggiati rispetto a prima. Ok. Devo trovare un modo per ammazzarli perché stanno abbastanza compatti. E se qualcuno riesce a tirarmi giù da cavallo quando sono abbastanza compatti non ce la posso assolutamente fare in un duello corpo a corpo. Intanto alcuni banditi a foresta sono andati dalle mie leve però sono stati ammazzati. Eccolo lì uno. Oh, non l'ho preso.
Faccio che fare una cosa. Sto qui e li attiro verso di me. Di sicuro qualcuno rimarrà indietro. Ecco, vedi che ne sta andando uno. È rimasto indietro, sto qui. Ah, uno è stato dei miei, è stato stordito da un soldato nemico. Oddio, 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 oddio. Ok, ammazzato anche questo. Questo. Ah, piegatevi davanti agli Horus, brancazzo. Eccone qui uno. Ammazzato. Oh, oddio, oddio, oddio. Ammazzato un altro. Ora, soldati, vedete di fare una carica che adesso mi servirà una mano. Questo qua sta tentando la fuga? Giammai. Nessuno fugge dalla furia di Ellarus. Oddio, no, non l'ho preso. Oh, oh, mi hanno fermato, mi hanno fermato. Possono uccidere il cavallo, non me l'hanno ucciso. Ok, ammazzato quest'altro bandito della foresta. Oh no. Ok, vediamo di fare un'altra passata. Ecco che arrivano i miei soldati. Stiamo un attimo fermi. Aspettiamo che arrivino i miei soldati. Questo qua è rimasto un po' isolato. Posso attaccarlo? Ammazzato. Ok. Sono rimasti solo più in due, dai. Abbiamo pure distrutto lo scudo di uno. Ok. Ammazzati. Tutti quanti. Yeah. Inizia la furia di Ellarus, brancazzo. Servitore del Signore della Luce. Ok, abbiamo preso un po' di renown e anche un po' di morale. Possiamo prendere un po' di armi, tra cui delle asce, niente male. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Direi di anche cambiare la mia armatura, che fa abbastanza schifo. Però abbiamo altri scudi, è un peccato, effettivamente. Prendiamo tutto quello che possiamo, anche così lo vendiamo magari. E guadagniamo anche un po'. Anche se non possiamo guadagnare tutto sto che, almeno qualcosina guadagniamo. Possiamo aumentare di grado le nostre truppe. Ecco. Ora sono dei Menatanus di Dragonstone. E possiamo anche aumentare la nostra forza. Io aumento la mia forza, che così posso mettermi quell'elmo che mi piaceva a me prima. Mettiamo anche le abilità di armi a una mano e siamo arrivati già a 100. Siamo messi molto bene. Ok. Sembro molto un guerriero di latta. Però va bene lo stesso. Ora andiamo a vendere a Dragonstone queste nuove cose che abbiamo preso. Ah. Lord... Ah, il maresciallo è diventato Adrian Celtigar del nostro regno. Ricordo che adesso sono vassallo di Stannis Baratheon, guerriero della luce. Oh, qua c'è qualcuno, Axel Florent. Fai una brutta fine tu, eh. Ti conosco? Io sono Larus Brancazzo. Io sono Axel Florent, vassallo di Dragonstone e Lord di Kingsport. Cosa c'è? Hai qualche missione per me? Ah, vuoi dare una lettera? Io le missioni delle lettere le odio, quindi direi di no. E noi andiamo a Dragonstone. Probabilmente tra poco scoppierà la guerra mondiale. Oh, qua c'è Stannis. Andiamo a parlare da Stannis. Che con la sua flotta. Eccolo qui, il mio signore Stannis Baratheon. Ti conosco? Io sono Larus Brancazzo, al tuo servizio, signore. Io sono Re Stannis Baratheon, signore di Dragonstone e Lord di Dragonstone e di Sharp Point. Cosa c'è? Hai
Ho un feudo io. Ah, quale feudo? Non lo so. Comunque, qualche obiettivo, no? Vabbè, nessun cosa. Aspetta, fammi vedere un po' se c'ho qualcosa io. Sono qualche lord. Fammi vedere. Un feudo, ma quale feudo? Cioè, io dovrei. Non so come si fa a capire che feudo ho. Qua c'è anche una carovana della valle. E ok, ora vediamo un po' di cose che abbiamo comprato. Tipo queste cose che non mi servono più. Possiamo anche guadagnare un bel po' di soldi. Che è 1000 di denaro. Molto bene. Dovrei anche comprarmi uno scudo, aspetta. Sì, questo qua mi piace come scudo. Effettivamente prenderò questo. Io sto però devo vedere che feudo. Si può capire che feudo. Non lo so. Forse c'è scritto nei reports. No, no, l'ho già controllato prima. Campo. Non lo so. Assolutamente non si sa nulla. Di sicuro avrò il feudo più brutto di Dragonstone, però non importa. Oh no, ci sono un po' di errori. Vabbè. E facciamo un attimo una camminata per le strade, che così possiamo vedere il Dungeon Master che ci può dare delle nuove missioni. Oltretutto, una cosa che mi piace abbastanza di questa mod è come hanno realizzato le città. Questa qua è Dragonstone. Effettivamente, nella serie televisiva e nei libri è descritta più o meno così. È una ro grande rocca. Praticamente costruita su quest'isola, molto antica. E vediamo se riusciamo a trovare il Dungeon Master. Ecco, Agon Waters. Egor Waters. Hai qualche lavoro per me? Ah, ammazzare dei banditi. Va bene, andiamo a ammazzare questi banditi. Non so dove sono, però. Ah, eccoli qui. Oddio, vediamo se riusciamo a combattere contro i loro. Ho un po' paura, io devo essere sincero. Ok, uomini. Questa qua non sarà una battaglia semplice. Questi qua sono banditi abbastanza buoni. Però prima andò a combatterli io con la mia spada. Oh, sono anche a cavallo. Ok, vediamo se riusciamo a danneggiare un po' il cavallo. Sì, abbiamo ucciso il cavallo. Adesso uccidiamo il cavaliere, se riusciamo. Ok, abbiamo ucciso il leader dei selvaggi, dei questi fuorilegge. Orcieri. Mannaggia. Ok, abbiamo ucciso un bandito. Oh, non riesco a ammazzare nessuno, aspettate. Muori. Ok, ammazzato. No, non ce l'abbiamo fatta. Vediamo se riusciamo a prendere questo qui, che è senza scudo oltretutto. Aia! Questa freccia qui ha fatto malissimo. Anzi, mi servono subito i miei uomini. Ok, ammazzato uno. Dove sono i miei soldati? Dove siete? Mi servono subito. Oddio, non riesco a prendere questi arcieri. Ok, oddio. Non gli ho fatto assolutamente danno.
Ok, ho ammazzato un altro arciere. Devo di salvare questo piccolo soldato in balia di questo arciere nemico. Ok, ammazzato. L'arciere nemico, ovviamente. Oddio, 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 oddio. Questo soldato qui è messo male. È messo molto male. L'hanno ucciso. Oddio, oddio. Sono messi... Siamo messi abbastanza male. Abbiamo sfondato un lato, però l'altro... Abbiamo subito delle grosse perdite. Si abbiamo praticamente perso tutti i nostri uomini quasi. Però abbiamo fatto grandi perdite da parte del nemico. Va bene, lo stesso, intanto questi soldati qui non li ho ancora pagati. Quindi un uomo pagato non è una... Un uomo non pagato non è una grande perdita. Oddio, sto cominciando per tirare una accettata. Ok, un altro bandito ucciso. Un altro. Ok, devo puntare subito verso quell'arciere che non mi piace assolutamente. Aspettate, aspettate un attimo, aspettate. Dobbiamo di nuovo isolare un po' queste persone. Però l'arciere non deve assolutamente sparare. Ok, abbiamo fatto danno a un tizio, non so chi. Ok, questo qua è isolato. Possiamo attaccarlo. Ammazzato, bene. Questo arciere è isolato. Stavo per prendere... Un po' di danno, però ce l'abbiamo fatta. È difficile combattere contro tutte queste persone. Ok, un altro ammazzato. Ok. L'arciere isolato. Ah, finalmente. Ammazzato l'arciere, ora ne rimangono solo due. Possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo. Vediamo di isolarli ancora di più. Ok, uno è stato ammazzato e ne rimane solo una più un altro. Oddio. Questo qua è tosto, anche se ha solo un'arma e non nessun scudo. Che abbiamo fatto un po' di danno, magari possiamo calpestarlo e poi dopo attaccarlo, però è abbastanza difficile, è una tattica... Ok, sì, ammazzato. Sono l'ultimo e unico uomo rimasto. Larus Brancazzo. Oh, che bello. Ora possiamo prendere un po' di armature migliori. Tipo questa qua mi piace molto di più. Vediamo di prendere altre... Tutte queste cose qui che possiamo, che magari le rivendiamo. E ci guadagniamo un po' di soldi sopra. Ah, che bello. Ok, gente, torniamo subito dal Guildmaster. Parliamo con lui, diciamo. Guarda come sono stato bravo. Ok, mi ha dato 80 oro e abbiamo anche guadagnato un po' di notorietà. E ok, gente, credo che per questa puntata sia tutto. Votate e commentate. Io comunque non è ancora totalmente iniziata questa serie. Se vi piace abbastanza... Ditemelo, io la continuo volentieri. Se ovviamente molti di voi non vi interessa, ditemi un po' come fare. Ci sentiamo alla prossima, gente. Allora, se è tutto. Ciao!